Senta, da oggi anche lei cittadino salernitano con un grande impegno per questa città. Beh, è un impegno per il momento di cercare di capire come fare a partecipare alla ricostruzione di una certa parte o di un edificio abbattuto dal terremoto, però è anche il piacere di partecipare appunto alla politica, alla vita della società e soprattutto della gente. E quindi questo mi fa piacere, trovo che sia un grande atto di coraggio da parte dei nuovi amministratori. Ho potuto notare anche qui a Salemi un grande affetto per la sua squadra. L'Inter quest'anno naturalmente l'obiettivo è lo scudetto, non per ultimo l'acquisto di Quaresma che rinforza la squadra del tecnico Mourinho. Vabbè, si cerca di fare in modo di essere sempre più forti, poi bisogna vedere se abbiamo indovinato o no. Grazie. Sindaco, da oggi Salemi si arricchisce di due grandi personalità come i coniugi Muratti, con un grande impegno per riuscire a ricostruire un po' il centro storico salemitano. L'idea che i cittadini onorari siano chiamati non per ragioni che sono legate alla loro vita, ma perché possano adottare alcuni edifici della città e quindi diventino cittadini in quanto possano abitarvi, mi è sembrato un nesso che si poteva collegare fra la cittadinanza e la casa donata o data per un euro. E allora abbiamo cominciato questo percorso che non è semplice ma che ha un significato simbolico, ed è stato importante che insieme ai due cittadini milanesi salemitani ci sia anche l'assessore Antinoro, che è l'assessore di riferimento per il restauro e la tutela del patrimonio monumentale. E quindi tre figure che hanno un carattere emblematico come punto di partenza per quello che può essere per molti diventare cittadini di Salemi, come è naturale essere di qualunque luogo di cui qualche bellezza ci appartenga o ci richiami. Quindi quando uno va a Taormina sente che Taormina è anche sua. È difficile immaginare che un qualche punto del mondo non è nostro. Senta, con Sgarbi che è originario di Bologna, di Ferrara, Olivero Toscani, milanese, adesso Muratti, quell'altra personalità del nord farà capolino adesso a Salemi come cittadino onorario. E tutti quelli con cui stabiliremo una convenzione per l'affidamento della casa saranno automaticamente cittadini. Quindi il nesso che voglio vi sia fra l'essere cittadino e l'avere casa è più importante che non la cittadinanza data a uno perché ha una particolare gloria o capacità, che è una delle ragioni per cui si danno le cittadinanze. Io ne ho avuto un certo numero, ma non perché fossi stato chiamato a diventare cittadino in senso fisico. Invece questa presenza fisica occasiona anche l'essere cittadini. Quindi adesso vedremo. Verrà per esempio il ministro Brunetta, il ministro Zaia, tutti mi hanno chiesto di avere casa e a FEF. Diceva lei poc'anzi, potrebbe anche essere plausibile in futuro, oltre a Sgarbi sindaco di Salemi, un'altra personalità del nord come sindaci delle cittadine siciliane. È possibile questa iniziativa? Questo dipende dalle opzioni politiche e dalle scelte di ogni possibile cittadino e candidato. Grazie. Grazie, buon lavoro.